È una mostra che vuole essere un omaggio all'attività della mia famiglia che si è svolta per 130 anni, dal 1854, l'anno di fondazione, fino al 1983, quando poi il cantiere passerà ad altri proprietari. La mostra è articolata per grandi settori, grandi zone, e in maniera non necessariamente cronologica raccontano con immagini, disegni, modelli il vasto campo di produzione del cantiere, che ha costruito barche e non solo, anche idrovolanti, prototipi sperimentali e molto altro, fino poi a diventare l'icona del design mediterraneo negli anni 60 e 70 con le barche della serie delle isole e le serie metriche, che sono forse quelle che sono nella memoria di oggi delle persone. E l'ultima sezione della mostra è una finestra sull'attività del cantiere oggi, e ci saranno delle fotografie delle barche che vengono realizzate adesso in cantiere. Tutti questi temi sono riuniti da un unico filo conduttore che si snoda attraverso tutto il percorso espositivo, che fa capo a due fattori principali. Uno è il desiderio di sperimentazione e di innovazione tecnologica, che è sempre stato parte dell'attività del cantiere, unito però alla ricerca dell'armonia delle forme e della bellezza. E questi due fattori, che sono tipici delle barche Baglietto, si ritrovano fin dall'inizio, fin dalle prime barche della fine dell'Ottocento e dall'inizio del 1900.